L'attenzione, la triste verità che non conosce redenzione. Ehi ho, ehi ho, ehi ho, ehi ho. C'è per caso quel barbuto, barba nera d'Inghilterra, fu condotto in madre patria e nascosto in una taverna, dove Jack lo squartatore, divenuto ormai un santo, provvedeva ad asportare quattro peli sopra il mento, il trantaglio assai preciso e la barba che cadeva convinceva il suo paziente a non essere più in vena. Caro mio, la vita è ingiusta per noi poveri dannati, così presi ormai bruciati dai immorali peccati. Ma se apri la tua mente e il cuore all'ordinario, scoprirai che è meglio il giusto che morire appeso a un ramo. Ehi ho, ehi ho, ehi ho, ehi ho. Così fu che Barbanera, divenuto gentiluomo, fu chiamato Edoardo Insegna, uomo degno ad ogni encomio, impiegato deputato al controllo della posta, che lavora tutto il giorno, non si ferma per la siesta. Edoardo adesso vive una vita da signore, ormai di ogni speranza e senza più alcun ardore. Non parla dei tempi andati, gli è proibito dalla pena che gli grava sulla testa e pesa come una catena. Ma il suo animo ribelle non si è reso all'ordinario, o almeno non l'ha fatto in un modo alquanto strano, poiché nonostante il mondo gli avesse strappato tutto, testa ad ogni ora tira fuori un rosso rutto, e memoria del suo nome di quei giorni ormai perduti, sogna andare in mare mentre getta tutti i suoi rifiuti, porta il suo cappotto nero, il cappello sopra il capo, sulla faccia lunghi baffi e lo sguardo sempre vacuo. Ehi ho, ehi ho.